Buongiorno a tutti, siamo qui in collegamento con FIF e con l'avvocato Guido Martinelli, un amico che conosce FIF fin dalle sue origini e che ci ha sempre seguito e che ha dato sempre grandi consulenze sia a noi ma anche tutti ai nostri soci. Tant'è vero che lo dico adesso, ma poi lo dirò anche in chiusura. L'avvocato come professionista ha una convenzione con FIF, quindi sarà possibile prenotare presso di lui una consulenza, perché chiaramente non tutti i casi possono avere una risposta così veloce, anche perché è una situazione abbastanza complessa, quella che deriva dall'approvazione della riforma dello sport. In questi giorni su tutti i blog è uscito di tutto di più, come se ognuno avesse in mano la verità assoluta, ma mi sembra di capire, come anche Guido Martinelli ci andrà a dire, che in realtà ancora non è poi tutto così chiaro, anche perché è una riforma complessa che va a mettere le mani in un settore delicato. Dove sia quello che riguarda le ASD, SSD e sia quello che riguarda i lavoratori delle ASD, SSD, ci saranno tutta una serie di modifiche anche importanti che andranno a sconvolgere tutta una serie di equilibri. Credo che ci sarà bisogno poi di un altro video. Nel momento in cui, man mano che i lavori proseguono e ci sarà un po' più chiarezza, si potranno dare un po' più certezze. Guido, io adesso ti lascio la parola e poi con qualche domanda che è già pervenuta in FIF. Beh, buongiorno a tutti e grazie di essere con noi stamattina. Sì, in effetti potrei iniziare col celebre titolo della commedia Tanto rumore per nulla, cioè nel senso che al momento sembra che ci sia ancora il nulla. Cerco di spiegarmi. Come sapete, questa riforma trae origine da una legge, la legge numero 87 del 2019, che concedeva al governo sei deleghe per riformare tutto il sistema sportivo, diciamo ai vari livelli, ai vari strati, e varie situazioni. Come forse saprete, ne abbiamo già parlato anche nei precedenti appuntamenti, una di queste deleghe, la prima, quella diciamo ordinamentale, quella riferita all'organizzazione del CONI, delle federazioni, di sport e salute, eccetera, è decaduta, cioè non è stata accolta dal governo, quindi i termini per l'approvazione del decreto sono scaduti. E il governo approvò, il precedente governo, diciamo il governo Conte, approvò cinque decreti. Il primo sulle associazioni sportive dilettantistiche e professionistiche sul lavoro sportivo, il secondo sugli agenti, il terzo sulla semplificazione amministrativa, il quarto sugli impianti, il quinto sulle sicurezze sulle piste di sci. Questi decreti dovevano essere convertiti, diciamo, dovevano essere definitivamente approvati entro il 28 febbraio, hanno fatto il loro iter dopo la prima approvazione, sono tornati in Consiglio dei Ministri il 26 febbraio per essere approvati definitivamente. E qui ci fermiamo un attimo. Perché ci dobbiamo fermare un attimo? Perché intanto dobbiamo ricordare che ad oggi questi decreti non sono ancora andati in Gazzetta Ufficiale. Quindi tutto quello che leggiamo, oggi alcuni quotidiani hanno fatto diciamo intere pagine sulla riforma dello sport. Ecco, chiariamo subito che tutto quello che leggiamo è frutto di anticipazioni, di notizie, ma di ufficiale non c'è ancora nulla. Ecco allora che colgo l'invito di Marco Neri, sicuramente capito, condivisibile, di dire: riparliamone quando abbiamo certezze, cioè riparliamone quando comunque questi decreti siano effettivamente arrivati in Gazzetta Ufficiale. Ma perché vi dico questo? Perché lo stesso comunicato del Consiglio dei Ministri, cioè quindi il comunicato stampa emesso al termine del Consiglio del 26 febbraio, cosa dice? Dice che quattro di questi decreti, quindi quello sugli agenti, quello sulla semplificazione amministrativa, quello sugli impianti sportivi e quello sulla sicurezza sulle piste invernali, saranno differiti con un successivo provvedimento. Quindi di fatto non entreranno in vigore,
o comunque la loro entrata in vigore sarà differita a data da destinarsi. Questo è sicuramente segnale che il testo di questi quattro decreti evidentemente non soddisfaceva il governo, li hanno approvati per non farli decadere completamente, ma con ogni probabilità ne metteranno mano, si arriverà ad avere delle modifiche di questi testi e quindi probabilmente o presumibilmente il testo dei decreti che andrà in gazzetta sarà successivamente modificato e quindi diciamo che tutto sommato forse non vale neanche la pena di entrare più di tanto nel merito. Devo dire la cosa mi dispiace molto, non tanto per il decreto sugli agenti che evidentemente influiva in maniera estremamente relativa sull'attività dei nostri centri, ma per così come quello sulle piste invernali evidentemente, ma i due decreti sull'impianto sportivo e sulla semplificazione contenevano cose importanti, perché ad esempio quello sulla semplificazione conteneva la possibilità di ottenere la personalità giuridica per le associazioni sportive con la semplice iscrizione al registro, quindi finalmente si andava a tutelare la responsabilità personale dei dirigenti delle nostre associazioni ed era quindi un provvedimento sicuramente che andava salutato con estremo interesse, con estremo favore, molto 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 importante. Così come importante era il provvedimento sugli impianti sportivi, sia perché creava un percorso facilitato di autorizzazioni in quei casi in cui si decidesse di attivare un nuovo, di realizzare un nuovo impianto, sia perché, diciamo così, semplificava sotto un certo profilo le procedure di assegnazione degli impianti sportivi pubblici. Di entrambi questi decreti, quindi, avremo un'attivazione, una data d'inizio da determinare, al momento non è certa, non lo sappiamo, ci sarà questo provvedimento e quindi diciamo che di questi quattro provvedimenti dovremmo riparlarne appena ne sappiamo qualcosa di più. Il quinto, sicuramente quello più importante per gli effetti che può avere nel nostro sistema, quello sulle associazioni, sullo sport dilettantistico e sul lavoro sportivo, invece tendenzialmente sembra che debba entrare in vigore immediatamente, ma anche qui spezzato in due, cioè avremo che la parte sulle associazioni, sullo sport dilettantistico entrerà immediatamente in vigore, mentre la parte sul lavoro sportivo entrerà in vigore invece a partire dal 1 luglio 2022, quindi comunque fra 15 mesi. E quindi iniziamo a dare una prima considerazione, una prima valutazione, anche in risposta alle numerose e legittime domande che sono apparse e che stanno girando in questo momento sui social. Sul 2021 non cambia nulla della disciplina fino ad oggi in essere. Non cambia nulla sotto il profilo fiscale per l'associazione sportiva dei tantistici in essere. Non cambia nulla per il trattamento dei compensi sportivi. Quindi se venivano erogati legittimamente compensi sportivi prima, potranno continuare a essere erogati oggi, ossia non c'è alcuna modifica che fino a luglio 2022 andrà a, diciamo, modificare, andrà a spostare i termini del problema. Quindi fino a luglio 2022 tutto quello che si poteva fare prima si potrà continuare a fare oggi. Così come, diciamo subito, per le associazioni, sono le partite tantistiche che ci ascoltano, che anche nei loro confronti, sotto un profilo diciamo così fiscale, sotto un profilo diciamo così operativo, nulla cambia fino a luglio 2021. Detto questo, ci sono però tre o quattro considerazioni, capito, che devono essere fatte. Devono essere fatte su tre o quattro punti che apparentemente dovrebbero entrare immediatamente in vigore. Il primo punto dovrebbe essere, e spero ovviamente di sbagliarmi perché non se ne capisce veramente la ragione, dovrebbe essere la abrogazione delle cooperative sportive. Ecco allora che se ci fosse all'ascolto qualche gestore costituito in forma di cooperativa, bisognerebbe stare con le antenne molto, molto alzate,
e quindi vedere poi il testo finale che andrà in gazzetta, perché tutte le indiscrezioni portano a ritenere che le società sportive dilettantistiche costituite in forma cooperativa non siano più legittime. Ripeto, non se ne capisce la ragione. Mi sembra, se mi perdonate il termine, pura follia averle eliminate, ma tant'è, a oggi capito il dato di cui vi devo dire, capite questo. Quindi ad oggi vi devo dire, capito, che risulterebbe che le cooperative sono fuori. A fronte di questa esclusione delle cooperative, scusatemi, prima di cambiare discorso, volevo dire, quindi che fare per le cooperative sportive esistenti? Al momento nulla, cioè non affrettiamo scelte, vediamo cosa apparirà in gazzetta ufficiale, vediamo quali saranno anche le indicazioni che eventualmente il CONI e il Dipartimento Sport della Presidenza del Consiglio dei Ministri daranno per queste cooperative sportive che stanno attualmente operando. Cioè, sicuramente credo, spero, mi auguro che almeno uno scivolamento, almeno fino a fine della stagione, un termine entro cui diciamo modificare la loro ragione sociale, debba essere concesso a queste cooperative, che altrimenti rischierebbero, dal momento diciamo della ripresa dell'attività, di essere cancellate dal registro CONI e quindi di comunque non poter godere dell'agevolazione prevista per l'associazione e società sportive dilettantistiche. Altro tema, vi stavo accennando invece introdotto, è la possibilità di costituire società sportive dilettantistiche in forma di società di persone. Vi devo dire, capito, che questo onestamente è un qualcosa, capito, di cui non riesco a vedere il reale vantaggio, se non eventualmente, ma anche su questo qualche meditazione in più va fatta, quindi anche per questa parte, diciamo così, vi rinvio a qualche successivo incontro, se non eventualmente la possibilità di costituire società sportive artigiane, perché la classica società di persone, la classica società artigiana, e quindi eventualmente unire alle agevolazioni previste per le attività sportive anche quelle previste in specifico per attività artigianali, per l'artigianato di servizi. C'è a questo punto una ulteriore problematica nella parte che, ripeto, dovrebbe entrare immediatamente in vigore. Problematica che evidentemente non tocca generalmente le associazioni sportive dilettantistiche, ma potrebbe toccare alcune società sportive dilettantistiche. Perché dico questo? Perché un altro dei fulcri della manovra è quello di imporre alle società sportive l'attività sportiva come attività prevalente, ancorché non esclusiva. Quindi questo cosa sta a significare? Sta a significare che io devo fare prevalentemente attività sportive. Questo è un problema sia formale che sostanziale. Sotto l'aspetto formale, quindi probabilmente questo necessiterà di una revisione degli statuti, in special modo quegli statuti che nelle SSD mettono spesso, diciamo, tre pagine di attività che venivano fatte normalmente per completezza, per evitare di dimenticarsi qualcosa. Bene, oggi come oggi, quegli statuti di SSD in cui dentro il proprietario può fare un po' di tutto, beh, probabilmente non potranno essere più legittimi. Ma il problema non appare solo formale, appare anche sostanziale. E in che senso il problema diventa sostanziale? Il problema diventa sostanziale perché io potrei trovarmi di fronte a un centro sportivo che ha al proprio interno un posto di ristoro importante, che ha al proprio interno un centro benessere importante, che ha al proprio interno un'attività di merchandising importante. Quindi se io andassi tendenzialmente a sommare i proventi del posto di ristoro, i proventi dell'attività di merchandising, i proventi del centro benessere, potrei trovarmi in alcuni casi che questi superino i proventi dell'attività sportiva. Bene, in situazioni di questo genere noi potremmo trovarci di fronte al fatto del disconoscimento della natura di attività sportiva dilettantistica. Quindi anche questo è un qualcosa che dovremmo capire meglio. Perché dico capire meglio? Dico capire meglio perché
viene previsto un successivo decreto che debba andare a delineare questa attività secondaria che può essere fatta dentro le nostre società e associazioni sportive dilettantistiche. Sono, devo anche dire, capito, abbastanza preoccupato di questi successivi decreti, perché ad esempio nella riforma del terzo settore, in cui c'è una fattispecie assolutamente analoga, credo che il legislatore della riforma dello sport abbia copiato molto dalla riforma del terzo settore. Bene, nel terzo settore c'è una norma sostanzialmente analoga e che dal 2017, quindi ormai siamo al quarto anno, sta ancora aspettando questo decreto sulle attività diverse, sulle attività complementari. Quindi non abbiamo un bel dubbio, capito, che questo tipo di norma mi spaventa assai, perché, ripeto, rischia di non consentire, di non dare alcuna possibilità di programmazione. Ecco, va detto che questo appare oggi come oggi sicuramente il maggior rischio legato alla riforma, ossia l'assenza di certezze e quindi l'estrema difficoltà di programmazione. Io parlavo proprio ieri con un soggetto, con un imprenditore che sta prevedendo un investimento importante su un impianto sportivo, con cui ci si lamentava appunto dell'assoluta assenza di parametri certi su cui poter valutare, diciamo così, il rischio dell'investimento. Fra le cose entrate in vigore ce n'è un'altra che evidentemente non può che essere vista con favore, che è quella dell'ingresso degli atleti diversamente abili anche all'interno dei gruppi sportivi militari, ma proprio per questo, diciamo così, visto che tratta di gruppi sportivi militari, è strano un po' a quello che è l'uditorio di questi nostri incontri, quindi non staremo a perderci tanto tempo. Volevo perdere invece altri 5-10 minuti su un altro tema che so essere abbastanza caldo, abbastanza, diciamo così, vissuto dai nostri ascoltatori. Il problema è la nascita, il riconoscimento della professione di kinesiologo. Il decreto effettivamente, nella parte che rimane in vigore, quindi nella parte, diciamo così, che dovrebbe entrare in vigore dal giorno successivo alla pubblicazione in Gazzetta Ufficiale di questo decreto, prevede espressamente il riconoscimento della professione del kinesiologo. Stavo cercando la norma così, eccola qua, e mi sto riferendo in particolare agli articoli 40, 41 e 42, capito, del decreto. L'articolo 40, guardate la parità di genere, mi sono sbagliato, articolo 41 e 42 del decreto. L'articolo 41 prevede il riconoscimento del kinesiologo di base, ove per kinesiologo di base si intende, capito, il laureato in scienze motorie o diplomato ISEF che non abbia, diciamo, laurea specialistica. Il kinesiologo delle attività preventive dotate, il kinesiologo sportivo e manager dello sport, che sono invece laureati in scienze motorie che hanno fatto la specialistica nei tre rami, diciamo così, in cui si distingue la specialistica di scienze motorie. Detto quindi che viene espressamente riconosciuta come tale questo tipo di attività, va però subito detto che in realtà non viene prevista una privativa a favore di queste categorie delle attività indicate. Non è come accade per esempio per gli avvocati, che se non sei avvocato non puoi esercitare, diciamo, attività di difesa davanti ai magistrati. E quindi chiunque non lo sia non lo può fare. No. Viene detto che l'attività di kinesiologo è questa, ma non c'è scritto, qualcuno dirà per fortuna, qualcuno dirà purtroppo, che solo loro possono fare questo tipo di attività. Quindi, primo step, attenzione, che non c'è nessuna esclusiva prevista a favore dei kinesiologi, alias laureati in scienze motorie, sia con la triennale, sia con la specialistica, per quello che riguarda questo tipo di attività. B, secondo aspetto del problema, secondo corno del problema. Si dice,
Articolo 42, assistenza alle attività motorie sportive. E quindi l'altra domanda che spesso abbiamo visto sui social: è obbligatorio avere il kinesiologo all'interno dell'impianto, alias è obbligatorio avere il laureato in scienze motorie all'interno dell'impianto? La risposta anche qui è no. La risposta anche qui è no, perché se è vero che la norma dice i corsi di attività motorie sportive offerti all'interno di palestre, centri e impianti sportivi di ogni tipo, a fronte di pagamento dei corrispettivi a qualsiasi titolo, anche sulla forma di corte di decisione, devono essere svolti, e quindi quella che è l'attività tipica delle nostre palestre, ma attenzione, devono essere svolti con il coordinamento di un kinesiologo o di un istruttore di specifica disciplina, dei cui nominativi deve essere data adeguata pubblicità. Quindi attenzione, è una sorta di direttore tecnico, una sorta di garante dell'attività che viene svolta all'interno. Ma le due qualifiche sono alternative di un kinesiologo o di un istruttore di specifiche discipline. Ove il kinesiologo si dice evidentemente il diplomato ISEF o laureato in scienze motorie, mentre invece si dice l'istruttore di specifica disciplina deve essere in possesso dei requisiti previsti per le singole attività motorie e sportive dalle relative federazioni sportive nazionali, disciplina sportiva associata e gli enti di promozione sportiva. Quindi il patente di istruttore, il brevetto di istruttore rilasciato dall'ente di promozione sportiva per un'attività sportiva riconosciuta dal CONI è titolo equivalente. So che magari a questo punto il laureato in scienza motoria ti non rideranno quando dico questo, ma il dato è questo, è equivalente alla laurea in scienza motoria. Giusto o sbagliato che sia, ripeto, non sta a me entrare nel merito di questa considerazione, sta a me invece dirvi che ai sensi della legge, per come dovrebbe essere stata approvata, ma mi stancherò di ripetere che siamo di fronte a un provvedimento che non è ancora in esito ufficiale, quindi di cui non abbiamo ancora la certezza del contenuto. Bene, in questo provvedimento pone come alternativa la posizione dell'istruttore di specifica disciplina rispetto al laureato in scienze motorie o diplomato ISE. Ancora una piccola chiosa, la norma comunque esclude la sussistenza di questo obbligo per le attività sportive agonistiche, ma anche per le attività motorie a carattere ludico e ricreativo non riferibile a discipline sportive conosciute dal CONI, nonché le attività relative a discipline riferibili ad espressioni filosofiche dell'individuo che comportano attività motorie. Quindi comunque attività come yoga, attività come Pilates, eccetera, non sono neanche previste fra quelle per cui è comunque obbligatoria la presenza del laureato in scienze motorie o del patentato dalla federazione dell'ente promozione sportiva. Come ben si inseriscono i centri di danza? Idem, sono inseriti in questo contesto qui? Cioè le attività danza sono esclusi dall'obbligo dell'istruttore o del laureato in scienze motorie. Io infatti volutamente, perché mi aspettavo la domanda, non ti ho letto la norma per esteso. Adesso ho capito. Visto che me l'hai chiesta, capito, te la leggo per esteso. Le attività sono esentate dall'obbligo, sono state l'obbligo di cui il comma 1, quindi non è previsto l'obbligo del laureato in scienze motorie, diplomato ISE o istruttore di specifica disciplina. Le attività motorie a carattere ludico e ricreativo non riferibili a discipline sportive riconosciute dal CONI, tra cui il ballo e la danza, nonché le attività relative a discipline riferibili all'espressione filosofica dell'individuo che comporta un'attività motoria. Quindi so che la cosa potrà essere presa male, potrà essere presa male, ma oggi come oggi, alla luce di questo provvedimento, se effettivamente sarà questo il provvedimento che andrà in gazzetta, chiunque può insegnare danza, chiunque può insegnare yoga, chiunque può insegnare Pilates. Ecco, ascolta, c'è una differenza nell'applicazione di questa legge fra
ASD, SSD o invece palestre private, quindi con finalità di lucro, eccetera? Per quello che riguarda questo aspetto non c'è alcuna differenza. Quindi tutto il resto è chiaro, per esempio tutta la parte sul lavoro sportivo dà per presupposto che il datore di lavoro, capito, sia un'associazione o società sportiva. Quindi tutta quella parte che non abbiamo trattato, che non abbiamo ancora affrontato, sicuramente dà per presupposto questo. Ma se, diciamo così, la domanda è tesa a questo aspetto specifico, ossia la palestra gestita da un'impresa profit ha comunque questi obblighi nella misura in cui io te l'ho riassunti, assolutamente sì, cioè anche l'impresa profit, capito, ha questi obblighi, o se vuoi queste agevolazioni nel modo, capito, che io te l'ho elencato. Ok. E poi ci sono tutte le domande invece che riguardano i contratti sportivi di collaborazione. Torno quindi al punto da cui ero partito. Intanto non cambia niente fino a luglio 2022. Partiamo da questo presupposto. Il fatto che non cambi niente non significa che tutto il decreto è privo di effetti. Cercherò di essere per quanto posso chiaro, perché dobbiamo entrare su un terreno che è abbastanza minato, nel senso che il decreto cosa dice? Il decreto dice che il compenso sportivo, per come l'abbiamo concepito fino ad oggi, può essere erogato soltanto in presenza di attività amatoriale, quindi di attività fatta, diciamo, in maniera estemporanea, non professionalizzata, non come lavoro. Questa norma entrerà in vigore il 1 luglio 2022. Bene, siamo certi che questa non possa essere in via interpretativa dai giudici comunque assimilata e applicabile anche oggi? Ecco, questo, capito, è un discorso sul quale io qualche dubbio, capito, ce l'ho, o meglio, qualche paura, mettiamola come preferite. Quindi il rischio che in questo momento ci possa essere comunque una corrente giurisprudenziale che, visto come sarà dal luglio 2022, ritiene che così possa essere anche da oggi, io non mi sento di escluderlo, cioè non mi sento di pensare o ritenere che la previsione del decreto da luglio 2022 abbia carattere innovativo e non abbia carattere interpretativo. Quindi, se passa la tesi che la norma del luglio 2022 ha carattere interpretativo, beh, i problemi oggi li abbiamo. E quando parliamo di problemi, quali sono questi problemi? L'obbligo, diciamo così, non tanto il problema, ovviamente non è tanto fiscale, perché ai fini fiscali sostanzialmente potrebbe non cambiare nulla, nel senso che anche la nuova riforma mantiene la fascia, diciamo, esente fiscale fino a 10.000 euro, quindi almeno per la maggioranza. Per tutti coloro i quali rimanessero sotto i 10.000 euro, sostanzialmente fiscalmente non cambia nulla. La vera differenza, capito, nasce sul profilo previdenziale, perché il vero costo ulteriore, capito, è la previdenza su questo tipo di compensi. Ecco, allora, quindi un aumento di costo per la SD-SSD. Un aumento di costo per la SD-SSD che si va a, diciamo così, incrociare con la crisi pandemica. Quindi, capito, i due problemi veri. Cioè, quindi il timore che io vedo qui in questo momento è chiaro. Io l'ho scritto in tempi non sospetti. Ieri, per divertirmi, su Facebook ho pubblicato un mio pezzo del 2012, 9 anni fa, che è esattamente, capito, poteva essere pubblicato oggi. Quindi non, cioè noi sono 9-10 anni che stiamo cercando una soluzione al problema della tutela, capito, di chi opera in centro sportivo. Quindi il fatto che bene o male si debba arrivare a questa tutela previdenziale per chi lavora in centri sportivi, credo che non sia solo ineludibile, ma che sia giusto, che sia importante e che comunque si sia arrivi già tardi rispetto a quando ci si doveva arrivare. Ti faccio una domanda che più da
da commercialista che non da avvocato, ma fatto 1000 quello che percepisce il collaboratore sportivo, che incidenza potrebbe avere la parte invece proprio di ti rispondo, però consentimi prima di finire il ragionamento che stavo facendo prima. Quindi certo, il problema però quale sarà? Che sicuramente non saranno tutte le attuali palestre in grado di sostenere questo ulteriore aggravio di costi. Quindi se è vero che sotto un certo profilo probabilmente è giusto, anzi non probabilmente, sicuramente è giusto garantire una copertura previdenziale assicurativa che pita questi lavoratori, è altrettanto vero che questo probabilmente comporterà una diminuzione di posti di lavoro, perché molte realtà non riusciranno a stare sul mercato a fronte di questo incremento di costi. Detto questo, tu mi chiedi quale potrà essere questo incremento di costi. E beh, questo è un incremento di costi, capito, che potrà, diciamo così, per quello che riguarda costo personale, gravare attorno al 30%, quindi non stiamo parlando, capito, di bruscolini, non stiamo parlando, capito, quindi di niente. E in una realtà che sono mesi che non incassa e che quando inizierà a fare attività dovrà comunque restituire in termini di spazio corsi le attività già pagate dagli iscritti, e quindi non avrà immediatamente nuova liquidità fresca, beh, il problema, capito, il rischio che ci si trovi, capito, in situazioni di disagio è un rischio forte. Sotto questo profilo, consentimi un'ultimissima considerazione, anche questa forse più da commercialisti che da gestori di impianti sportivi, però qui il rischio, e qui mi riferisco specialmente alla SSD, che i nostri bilanci 2020 chiudano con delle perdite importanti, è un rischio alto, ma certo, se così fosse, è altrettanto alto il rischio che siamo in situazioni da crisi d'impresa, e quindi siamo in situazioni di indebitamento che potrebbero portare anche all'obbligo di portare gli in tribunale. Ecco, questa è una situazione, capito, che deve essere, a mio avviso, tenuta presente, perché le prime chiusure di bilanci chiuse il 31 dicembre 2020, capito, che ho visto, mi spaventano molto, perché in molti casi si arriva a patrimoni netti negativi, e quindi a situazioni per le quali o si ripatrimonializza, ma per ripatrimonializzare bisogna avere i soldi, o si devono portare i soldi in tribunale. Questo credo che sia un ulteriore aspetto, fino adesso magari non sufficientemente valutato, non sufficientemente emerso, che però credo debba essere assolutamente ripetuto. Il patrimonio netto negativo, cioè il valore del patrimonio di proprietà della SD è inferiore ai debiti. Che i debiti sono maggiori dei crediti, dai. Perfetto. Okay. Sostanzialmente. Ma nel momento in cui il patrimonio netto è negativo, significa che non si vede più la società. Ti faccio una domanda che non è legata alla riforma dello sport, ma ormai me l'avranno fatto 1000 volte. Dal punto di vista giuridico, alla riapertura, quando sarà, perché non c'è dato sapere, dovremo restituire il tempo che siamo stati chiusi, anche se abbiamo fatto i corsi online, anche se abbiamo fatto delle alternative? Assolutamente sì, a meno che evidentemente nel momento in cui abbiamo fatto il corso online, nell'accordo con l'acquirente del corso online c'era l'efficacia sostitutiva del corso online rispetto al corso di presenza. Immagino dovesse essere un qualcosa di scritto, insomma. Assolutamente sì. Altrimenti il rischio è che tu debba comunque far fare attività a quelli che te l'avevano pagata e che non hanno potuto godere per la chiusura dell'impianto, che è un rischio alto. È prevista la restituzione quota? Assolutamente sì. Quindi se io cliente non voglio avere i mesi in più omaggio, ma li voglio avere i soldi, li devo ridare. Perché l'obbligo dei voucher c'era stato soltanto per la chiusura, diciamo, della primavera 2020. Su questa chiusura attuale, diciamo così, autunno-inverno 2020-2021, al momento non abbiamo nessuna norma che autorizzi a imporre il voucher in sostituzione, capito, del,
risarcimento della mancata fruizione della prestazione. Ok. Ok. Molto triste, ma molto chiaro. Sì, purtroppo la cosa più triste in questo quadro è che non abbiamo indicazioni precise da dare ai nostri ascoltatori. Ecco, quello che vorrei veramente invitare in sede, adesso più o meno credo che siamo alla conclusione di questo nostro incontro, invitare tutti a non inseguire le sirene, cioè al momento di certo non c'è nulla se non le cose che abbiamo detto. Secondo te quando è plausibile che uscirà in Gazzetta? Mercoledì? Allora, sicuramente in settimana, capito, andrà in Gazzetta, quindi direi che fra mercoledì e giovedì noi sicuramente avremo certezze sui contenuti e certezze sulla tempistica della data di entrata in vigore dei vari prodotti. Rimarranno però assolutamente incerta, rimarrà assolutamente incerta la risposta alla domanda. I provvedimenti che entreranno in vigore successivamente saranno modificati o rimarranno gli stessi? Ecco, questa è se vuoi la risposta a cui mercoledì o giovedì noi non saremo in grado di dare risposte, cioè, nel senso, mercoledì o giovedì potremo semplicemente confermare quello che già sappiamo o eventualmente modificato alla luce, capito, del contenuto ufficiale dei decreti. Ma evidentemente su cosa accadrà, no. Il problema vero, probabilmente per capirne qualcosa di più, dovremo attendere la nomina del sottosegretario con delega allo sport, che anche questa, diciamo, non dovrebbe tardare tantissimo, e quindi le prime dichiarazioni del sottosegretario allo sport ci faranno capire se interverranno modifiche su questi decreti o meno. Ok. Ma quindi noi, per lasciarci con un appuntamento, diciamo la settimana prossima, magari, se c'è qualcosa di interessante da dire. Diciamo che se vuoi la prossima settimana, sicuramente lunedì o martedì la prossima settimana, sicuramente saremo in grado di dare qualche certezza in più sulla tempistica, qualche certezza in più ad esempio le cooperative. Adesso io ripeto, non so nel panorama FIF quante cooperative abbiate, diciamo così, scritte, però per loro diventa un problema importante, capito, avere certezze. Molto bene, Guido, io direi per il momento ti ringrazio. Ricordo a tutti gli affiliati FIF che abbiamo una convenzione con l'avvocato Martinelli, perché in molti casi ci sarà probabilmente da rivedere lo statuto, ci saranno quindi da prendere in considerazione tutta una serie di strategie da fare, e l'avvocato Martinelli ha una convenzione con FIF, e quindi contattando i numeri FIF che adesso poi vedrete in una slide che segue, basta prendere un appuntamento con lui e lui potrà fare una consulenza sua professionale mirata al caso specifico. Guido, sì, che dire, per il momento grazie, per il momento grazie, e ci rivediamo presto, un saluto, grazie. Ciao a tutti, ciao.